lei che dà la parola. Sì. Ringrazio gli organizzatori del convegno e ringrazio la professoressa per questa sua interessante introduzione. Vorrei incominciare con una osservazione relativa al modo in cui oggi la natura è violata. È violata, e questo lo si dice comunemente, nel senso che l'attuale produzione della ricchezza conduce alla progressiva distruzione della terra. È un discorso che portato innanzi vorrebbe dire: la produzione della ricchezza conduce alla distruzione della base naturale della produzione della ricchezza. Cioè, siccome l'attuale modo di produzione della ricchezza è il capitalismo, questo discorso vorrebbe dire che il capitalismo tende a distruggere se stesso. Lo sviluppo di questo discorso ci condurrà, se avremo tempo, a parlare della tecnica, e sono contento che sia qui presente il mio caro e illustre amico Natalino Irti, che dopo di me parlerà, perché con lui abbiamo avuto da tempo una lunga e amabile discussione e confronto appunto sui temi della tecnica. Uno è il primo aspetto di violazione della natura, è questo di cui ho parlato, la distruzione delle risorse irreversibili. E l'altro è un po' più difficile accogliersi, perché di questo primo si fa perfino una retorica, c'è appunto la retorica antiproduzionistica. Diciamo tra parentesi che la scienza economica fino a qualche tempo fa riteneva che il tema della violazione della natura da parte della produzione economica era un falso tema. Recentemente c'è stato un autore, mi pare Tubor, ma non ci giuro che sia questo il nome, il quale ha sostenuto che sono di più i morti che sono prodotti dal freddo che non i morti che sarebbero prodotti da quel riscaldamento del pianeta dovuto appunto alla produzione della ricchezza. L'altro tipo di violazione della natura, stavo dicendo, riguarda la violazione di quelle leggi che regolano la vita dell'uomo e che costituiscono una legislazione in qualche modo ancora più profonda che non quella che regola la natura che sarebbe distrutta dalla produzione della ricchezza. Oggi si parla di costume dei popoli, i quali vanno progressivamente allontanandosi dai vecchi valori. E questo che cosa significa? Significa che vanno progressivamente violando quella legge naturale che si esprime nel diritto naturale, nell'etica e nei valori naturali dell'uomo. Un atteggiamento questo che risale molto dietro nella storia dell'uomo e che oggi è rappresentato, anche se non esclusivamente, dalla rivendicazione da parte della Chiesa Cattolica dell'esistenza di questa legislazione naturale, di questo diritto naturale, morale naturale, eccetera. È sostenuto dalla Chiesa Cattolica, che rivendica, in questo più ampio contesto che dicevo risale molto dietro nella storia dell'uomo, dalla Chiesa Cattolica quando per esempio affronta problemi della cosiddetta bioetica, biogiuridica, di cui credo che parlerà questa sera il professor D'Agostino. Ecco, due modi di violazione della natura che sono abbastanza recenti. O meglio,
la cui percezione è abbastanza recente. E dicevo prima che si deve risalire molto addietro per capire in che cosa consista quella natura che sarebbe violata dagli attuali costumi dei popoli, e soprattutto dei popoli sviluppati del nord del pianeta. Bisogna risalire molto addietro, bisogna risalire addirittura al tempo del mito, al tempo del mythos, cioè al tempo che precede, si distingue, ma insieme si accomuna in qualche modo al gran tempo che incomincia con l'avvento del pensiero filosofico. Si va indietro dunque al mito, al tempo del mito. E credo che molti di loro abbiano conoscenza di questa permanenza in ogni forma o in quasi tutte le forme del pensiero mitico, della figura che possiamo indicare con due parole, lo squartamento originario, lo smembramento originario del Dio e il sacrificio successivo col quale si intende ricostituire la potenza originaria del Dio. Qualche esempio per quanto riguarda lo squartamento, ma la nostra coscienza religiosa cristiana non dovrebbe facilitarci nella percezione di questo evento, lo squartamento, lo smembramento, perché quando ad Adamo il serpente dice eritis sicut dii, mangiando il frutto proibito, e vuol dire che se mangiando quel frutto si sarà come Dio, e vuol dire che allora quel frutto è Dio. Mangiarlo, cioè distruggerlo, ottenendo l'essere come Dio, è l'equivalenza tra il frutto e il Dio smembrato. Il tentativo di Adamo fallisce, dopo verrà ricostituito in qualche modo dall'iniziativa, secondo il pensiero cristiano, dall'iniziativa stessa di Dio, che renderà l'uomo simile a sé attraverso Cristo, e questa volta sarà una iniziativa del Dio, questa volta consentita, proprio perché un'iniziativa del Dio, e sarà un'iniziativa del Dio a operare questa sorta di squartamento che nel discorso cristiano si esprime con tutta esplicitezza nel sacrificio di Cristo, nella crocifissione di Cristo, che è insieme la rifondazione del mondo. Ecco, su questo nesso, smembramento originario del Dio e rifondazione del mondo, soffermiamoci un poco. Perché non si abbia l'impressione che ci si sta riferendo a una storia che riguarda il tempo lontano, ma che dopo tutto non ci interessa, e vorrei dire che invece si tratta di ciò che più interessa, anche se ci si rende in diverso modo conto di questo interesse, e ciò che più ci interessa. Stiamo parlando né più né meno. Che cosa ci interessa di più? Il dolore, la morte e dunque la volontà di liberarsi dal dolore e dalla morte. Tutte le altre cose sono una conseguenza di questo interessamento nostro originario per il negativo, dolore e morte. Ecco, perché non sembri che il discorso si riferisca semplicemente a un tempo lontano. E
riferiamoci all'esperienza di ognuno di noi. Tempo lontano vuol dire, per esemplificare la presenza nei vari miti della figura dello smembramento, ricordare per esempio il mito dello smembramento di Prajapati nella mitologia indù, di Osiride in relazione alla religione egizia, di Dioniso. Di Dioniso, sono tutti andando nell'Oceano Pacifico ci si imbatte nella dea Hinuele che viene, il cui smembramento è la condizione perché il mondo ci sia e noi si viva. Il mondo può esserci e noi possiamo vivere solo se il Dio è smembrato. Ma perché? E rispondere a questo perché significa insieme recuperare, per quanto riguarda, come dicevo prima, la nostra esperienza, recuperare in relazione a noi stessi ciò che proviamo sin da quando appariamo a noi stessi nel ricordo, nel più lontano ricordo, appariamo con un volere, noi siamo una volontà. Noi tutti insieme, pensare, sentire, il corpo. Noi siamo una volontà e viviamo in quanto questo complesso di fattori, coscienza, impulsi, istinti, corporeità, sensibilità, linguaggio, e viviamo in quanto organizziamo questo complesso di fattori per trasformare il mondo. L'esperienza che più o meno ci si presenta, cito Freud ma non per sottoscriverlo, ma per indicare una possibile decifrazione di quanto sto dicendo, per quanto ci riguarda una iniziale esperienza è l'urto che il bambino subisce di conto a qualcosa che non si lascia smuovere. Freud lo chiama, ecco, il padre o la madre stessa nell'atto in cui non è disponibile verso il bambino, il gruppo familiare. E noi vogliamo trasformare il mondo, ma cozziamo, sbattiamo la nostra volontà, il nostro essere volontà sbatte contro un che di inflessibile, di non modificabile, che poi sarà appunto ciò che ci si renderà conto essere la natura. Ma innanzitutto riflettiamo su questa situazione. Noi vogliamo, però innanzitutto urtiamo contro un che di inflessibile. Ma noi viviamo non in quanto ci riduciamo a questo urto e a questa sconfitta del nostro volere. E viviamo perché, nonostante la barriera che l'inflessibile costituisce rispetto alla nostra volontà, e nonostante questo noi continuiamo a vivere perché in qualche modo premiamo sull'inflessibile e in qualche modo lo flettiamo. La nostra esperienza di progressione di vita, questo progressivo allargarsi della dimensione che riusciamo a controllare e del corrispondente arretrare della dimensione inflessibile che dapprima si presentava come assolutamente invalicabile, inviolabile. C'è un'espressione del mito che a mio avviso ha un'importanza straordinaria per quanto riguarda la struttura di cui noi stiamo considerando soltanto la prima parte, cioè la parte dello squartamento, e la seconda parte è la parte relativa al sacrificio.
C'è, dico, un'espressione a mio avviso straordinaria, che in latino suona così, poi cerchiamo di rosicchiare un po' il significato di questa espressione. Mactare deum extis. Noi diciamo mattanza, la mattanza, il mattatoio, l'uccisione in massa di viventi, animali per lo più. E lo spagnolo dice matar, che vuol dire uccidere. Allora l'espressione latina dice mactare deum. Deum è all'accusativo. Extis è il dativo del plurale exta, che vuol dire viscere. Soprattutto quelle nobili, il fegato, il cuore, i polmoni, e cioè quelle parti del corpo ucciso che nel sacrificio vengono offerte al Dio. Allora, se noi seguiamo la traduzione apparentemente corretta di questa espressione, dovremmo dire uccidere Dio con i visceri delle vittime. Ma è chiaro che il discorso zoppica. E zoppica perché ci siamo fermati al significato estrinseco di mactare. E c'è un aggettivo latino, mactus, che ci aiuta a chiarire il significato autentico di questa frase. C'è anche l'altra espressione che dice mactare vittimam, e questa la capiamo subito, uccidere la vittima. Ma perché uccidere il Dio con i visceri o le viscere della vittima? Ecco, c'è un aggettivo, mactus, in latino, che è parente stretto di un'espressione di cordialità estrema. Quando si incontra qualcuno, il latino gli dice macte, macte che vuol dire su d'animo, fatti forza, rinforzati. Che strano. Eppure è tutt'altro che strano, perché questo mactus è una configurazione di magnus, sì che mactare, magnus grande, sì che mactare vuol dire rinforzare. Allora sì che capiamo cosa significa mactare deum extis. Vuol dire rinforzare il Dio con le parti nobili della vittima, rinforzare il Dio. E in effetti il Dio, quello che abbiamo chiamato prima l'inflessibile, quello che poi si rivelerà come appunto la natura, cioè l'inflessibile inviolabile, e il Dio ha bisogno di essere rinforzato. Perché quando noi vogliamo, come riusciamo a ottenere dal mondo quello che vogliamo? E lo possiamo ottenere soltanto se il mondo non è un cristallo compatto e non scalfibile. E questo cristallo è inafferrabile, è imprendibile. E bisogna, perché la volontà ottenga, bisogna che il cristallo si franga, che l'inflessibile si fletta, che il Dio si squarti, si smembri, si renda disponibile come mondo. Solo allora noi possiamo godere del mondo, di tutto ciò che ci offre. Ma perché possiamo controllare, volere, modificare le singole parti ottenute dallo smembramento originario che l'uomo
nella coscienza mitica dapprima ascrive a una iniziativa stessa del Dio, poi ascrive a se stesso. Cos'è che riesce a squartare il Dio? Ma dapprima è il Dio stesso, si pensi alla grande struttura narrativa della teogonia di Esiodo. Il caos da cui, caos vuol dire spalancamento, viene, è la radice di verbi come casco, caino, latino dice hisco, fiasco, hio, hiatus. E il caos è lo spalancamento da cui fuoriescono tutte le determinazioni divine, tutto il divino, tutti gli dèi. E dapprima fuoriesce Urano e Ge, e Terra, ma fuoriescono in un accoppiamento in cui il cielo, Urano, e la Terra fanno un tutt'uno. E anche qui questo cielo e terra uniti non consentono all'uomo di agire. Ecco allora che c'è bisogno di chi è il divisore che castra Urano, che è avvinghiato alla sposa madre terra, perché insieme madre e sposa, occorre la castrazione di Urano, eccolo ancora lo smembramento, occorre la castrazione di Urano, compiuta ancora per opera dei divini, affinché si produca quel distacco tra cielo e terra che consente poi la vita dell'uomo. E si potrebbe continuare per indicare come in questa mitologia che precede di centinaia d'anni quella cristiana, anche in questa mitologia, cioè della teogonia di Esiodo, il mondo si è visto come qualcosa che è disponibile solo in quanto il caos originario, caos che appunto vuol dire spalancamento originario, il mondo è disponibile solo in quanto il caos originario è inteso come disperdentesi nelle parti dapprima divine e poi mondane della realtà. C'è bisogno di rinforzare, mactare deum extis, c'è bisogno di rinforzare il Dio perché il Dio si è indebolito producendo il mondo. Echi di questa concezione si hanno anche in ambito della teologia cristiana, su magari fino a Simone Weil. Il Dio che ha bisogno di riprendersi ciò che inizialmente ha dato. Questo riprendersi ciò che ha dato e costituisce ciò che prima abbiamo chiamato il sacrificio. Il sacrificio che ha varie forme, ma in cui in sostanza si rinforza, si mactat deum extis, si rinforza il Dio con le vittime. E se lo si rinforza vuol dire che la vittima stessa è in qualche modo il Dio. Così come il sacrificio di Cristo rinforza la legge che Dio ha stabilito per il mondo. Il sacrificio di Cristo costituisce una sorta di rifondazione, di ricostituzione del mondo. E questa figura, questa struttura inflessibile, flessibile, squartamento, sacrificio, questa struttura si ripropone in quello che prima avevo chiamato, e non esito a ripeterlo, l'evento più straordinario della storia dei mortali, cioè l'avvento del pensiero filosofico.
si ripropone pur nella abissale differenza che c'è tra il pensiero filosofico e il pensiero mitico. E si rifletta sullo slittamento a cui abbiamo alluso prima quando dicevamo che la volontà, insistendo nella propria attività trasformatrice, la volontà flette l'inflessibile, sì che dapprima l'inflessibile si presenta come barriera irraggiungibile, impenetrabile, e poi la barriera si apre, caos, squartamento, la barriera si apre e dà origine al mondo. Perché ho calcato la voce su origine? Ma perché la formazione linguistica iniziale di origine è la stessa che compare nella parola greca arche, arche, origo. Il latino dice ursprung, il tedesco dice ursprung, ur. La inflessibilità diventa origine del mondo. E è questo che, questa ambivalenza, o meglio questo slittamento, per cui l'inflessibile si presenta in seguito, diciamo, all'insistenza del volere, sia dello stesso divino, sia dello stesso umano, e per questo è questo slittamento che si rispecchia, avevo incominciato a dire, nel pensiero filosofico. E uno dei passi più straordinari che noi abbiamo per quanto riguarda il tema che stiamo trattando è contenuto nel libro primo della Metafisica di Aristotele, dove Aristotele dice che per tutti i primi pensatori, ciò da cui tutto proviene e in cui tutto ritorna, questo, dice Aristotele, essi lo chiamano arche, e aggiunge Aristotele e stoicheion delle cose. Dunque, arché noi traduciamo con la parola principio. Stoicheion lo possiamo tradurre abbastanza fedelmente con la parola parte, elemento, componente. Non è una ripetizione inutile dello stesso concetto, arché e stoicheion. La parola arché, Aristotele in quel passo, la riferisce dunque a ciò da cui tutto proviene e in cui tutto ritorna, e aggiunge Aristotele ciò che è una, mi permetto di dirlo prima in greco e poi traduco, physis aiei sozomene, una physis sempre salva. Physis, noi, il corrispettivo di physis in italiano non c'è, ma ci sono le parole fisico, fisicità, e la parola più consentanea per tradurre la parola fisica è natura. La parola natura, chiedo scusa se insisto su questi aspetti linguistici, ma sappiamo il linguaggio, prima di dire grandi cose che ha detto, le ha dette proprio nel suo costituirsi. C'è una sapienza del linguaggio in quanto costituentesi come linguaggio, poi il linguaggio, che è già una grande sapienza, dirà cose sapienti, quelle che conosciamo attraverso il linguaggio. Ebbene, la parola natura viene dal latino nascor, che vuol dire nasco, e corrisponde a origine,
ciò che nasce è l'originato. Se non che c'è questa circostanza, mi sto accorgendo che sto insistendo molto sull'aspetto linguistico, ma insomma mi viene fatto così questa sera, e loro abbiano pazienza. Physis è una parola che sarebbe quasi più corretto tradurre con essere. In modo che Aristotele direbbe: tutte le cose provengono e ritornano nell'essere che è physis, che è sempre salvo. Perché è più corretto tradurre con essere? Perché noi è la radice indoeuropea bu. Noi diciamo fui, futuro. Fui non è che sia una stravaganza del verbo essere, è costruito appunto sulla radice vu, che è presente in physis. Allora, anche in physis c'è una sorta di slittamento, per cui da prima physis è l'essere, ma poi l'essere si apre, si squarta, si apre e diventa physis come nascimento, come origine. E quella coppia di parole usata da Aristotele, per cui Aristotele dice arché te kai stoicheion, essa stessa è interessante, perché arché indica l'origine e stoicheio indica gli elementi, cioè le parti in cui l'origine si è smembrata, si è squartata. Quando la filosofia pensa in questo modo, e la filosofia rispecchia, dicevo, la struttura essenziale del mito e la ripropone nel senso rafforzato, per cui il sacrificio si presenta come la condotta, adesso spiegherò il perché, la condotta morale degli uomini rispetto alla legislazione divina. Allora, il Dio si smembra, si squarta, ma occorre rinforzarlo, mactare deum extis, occorre rinforzarlo. Quando prende quota il pensiero filosofico, il rafforzamento del Dio è il rafforzamento delle leggi che il Dio stabilisce nel mondo. Non stiamo parlando di cose che stanno chissà dove, stiamo parlando di quel diritto naturale, di quella legge naturale che oggi, per esempio, occupa forse fin troppo spazio nei problemi della bioetica. E che, per tornare alla Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica presenta appunto come quella verità naturale che i comportamenti contrari ad essa fanno sì che sia violata non soltanto una verità religiosa, ma una verità di ragione, una verità naturale. Il Dio, aprendosi nel mondo, si apre stabilendo nel contempo un ordine che deve essere tutelato e rafforzato. Il comportamento etico dell'uomo è il rafforzamento della legge divina nel mondo, così come il sacrificio originario, exta, come le vittime rafforzano la potenza originaria inizialmente perduta, così il comportamento buono, ecco, la vita buona rafforza la legislazione di Dio nel mondo. Secondo la teologia cattolica, certamente il comportamento buono non rafforza Dio eterno, però rafforza la sua presenza nel mondo. E qui ci imbattiamo in
tematiche che ci sono apparentemente più vicine, perché, ripeto, se quelle più vicine non sono viste in relazione a quelle più lontane, capiamo ben poco del loro senso. E si presentano le tematiche relative appunto a ciò che abbiamo chiamato verità naturale, legge di natura, intelletto naturale, ratio naturalis, cioè la presenza nell'uomo di una ragione capace di cogliere l'ordinamento inflessibile del mondo. Vorrei dire due parole, appunto per la loro apparente maggiore attualità, vorrei dire due parole in relazione alla situazione in cui il cristianesimo oggi sembra riprendere quota insieme ad altre forme di religiosità come l'Islam. E non riusciamo a capire che cosa stia accadendo se non cogliamo il senso della legislazione naturale che viene difesa appunto dalla dottrina ufficiale della Chiesa e che si esprime sia come verità naturale, sia come diritto naturale, sia come ragione naturale, sia come etica, adeguazione alla legge naturale, sia come politica. E già che la politica c'entra perpendicolarmente nel discorso che stiamo facendo. La politica si capisce così come viene intesa dalla tradizione occidentale, quella tradizione che risalendo dal mito arriva su fino, potremmo dire, a Hegel, all'illuminismo. E la politica nella tradizione occidentale è la vita buona dello Stato, la quale è buona perché lo Stato si adegua alla legislazione vera, divina, svelata dal pensiero filosofico, cioè da quel pensiero che i greci chiamano episteme. Continuo a invitare a riflettere sulla potenza di questa parola che vuol dire lo star sopra stabilmente, e cioè l'apertura di significato che guarda qualcosa che sta e non si lascia smuovere, non si lascia smentire, esso che è appunto l'inflessibile. La politica è l'adeguazione dello Stato, è la vita buona dello Stato, cioè l'adeguazione alla verità, cioè l'adeguazione alla natura, perché per natura, stiamo dicendo, si intende appunto l'ordine necessario e definitivamente inflessibile e non più flesso, se non per quanto riguarda il rispecchiamento di Dio nel mondo. E mentre l'etica è l'adeguazione della vita dell'individuo da capo alla legislazione universale. E i miei amici cattolici, lo dicevo anche recentemente, qui c'è qualcuno che ho incontrato prima e al quale dicevano dovete venire perché io non posso sempre inventarmi cose nuove, quindi qualcosa devo ripetermi, in qualche modo devo ripetermi, e a loro mi ricordo che eravamo a Pavia all'interno di un progetto interessante di promozione della presenza dei cattolici non solo in Italia ma nel mondo, e dicevo etica e politica che sono tali solo in quanto adeguate alla verità epistemica. Etica e politica hanno nel linguaggio evangelico e soprattutto la politica un nome ben preciso pronunciato da Gesù: Cesare.
Con la parola Cesare noi possiamo intendere e lo Stato e la ragione naturale. Gesù dice: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Ora, ripeterò qui l'osservazione che agli amici cattolici vado facendo da gran tempo, senza che, a mio avviso, sia stata data una risposta adeguata. Con questa precisazione, che dicendo che la prospettiva istituzionale della Chiesa Cattolica è teocrazia, non si intende perciò stesso squalificare questa prospettiva, ma si intende qualificarla, definirla, al punto tale che una volta ho scritto che la Chiesa Cattolica dovrebbe sentirsi offesa a non essere intesa come teocrazia. Perché teocrazia, se vogliamo tradurre la lettera, vuol dire dominio di Dio. Che cosa si vuole di più? Rilevare il carattere teocratico di quel discorso di Gesù che viene invocato costantemente dai cattolici per dire che il cattolicesimo intende rispettare e le leggi di natura e le leggi soprannaturali e la verità naturale e la verità soprannaturale. Ebbene, quando si dice che le leggi di natura devono essere esse stesse rispettate, la Chiesa intende con ciò mostrare il proprio riconoscimento dell'autonomia sia della ragione sia della fede. È il grande tema del rapporto tra ragione e fede. Vorrei dire, come si fa a promuovere il rafforzamento dei cattolici nel mondo o dei cristiani nel mondo se non si chiarisce quel rapporto tra ragione e fede che è costantemente richiamato anche dall'attuale pontefice, ma anche e forse di più dal pontefice precedente? Facendo una parentesi, per quanto riguarda la mia affermazione che la filosofia è l'evento più grandioso che mai sia apparso, c'è una specie di controcanto di Giovanni Paolo II che in qualche modo conferma questa valorizzazione del pensiero filosofico. Sono sempre dentro la parentesi. Giovanni Paolo II ha scritto addirittura questo, che i grandi mali del Novecento, cioè comunismo e nazionalsocialismo, derivano dall'illuminismo. E l'illuminismo deriva da Cartesio. Allora, l'origine della filosofia moderna, sono sempre tra parentesi, l'origine della filosofia moderna è la causa del negativo, del grande negativo del nostro tempo. Ora, certamente questa è una condanna del pensiero filosofico, ma è insieme un riconoscimento del carattere decisivo del pensiero filosofico. È un riconoscimento che, naturalmente, dal punto di vista del contenuto, non dice uno iota in più rispetto alla posizione della vecchia scolastica, per la quale fino al pensiero scolastico si è fatta innanzi la verità, dopodiché c'è stato l'errore, a partire appunto da Cartesio in avanti. Non è un caso che Benedetto XVI abbia dei dubbi, abbia espresso, quando non era ancora Papa, abbia espresso dei dubbi su quella filosofia neoscolastica che intende appunto mostrare l'autonomia della ragione rispetto alla fede. Chiudo la parentesi. Stavamo dunque dicendo che l'espressione di Gesù, date a Cesare, eccetera, è comunemente introdotta per mostrare come, nel modo più lampante, si riconosca l'autonomia di Cesare e di Dio. E Cesare, sappiamo, vuol dire non soltanto lo Stato, ma vuol dire anche la ragione naturale. E la domanda che sempre faccio quando arriviamo a questo punto è:
E quando Gesù dice questo, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, quando Gesù dice questo, intende forse che a Cesare si possa dare qualcosa che è contro Dio? Io penso che se pensiamo un poco a questa situazione in cui Gesù dice di dare a Cesare quel che è di Cesare, Gesù non può aver pensato che a Cesare si abbia a dare qualcosa che sia contro Dio. Quindi bisogna dare a Cesare ciò che non contrasta Dio. Ma qui non si tratta semplicemente di Dio in astratto, ma del Dio di Gesù. E se, quando oggi si pronuncia questa affermazione, si tratta del Dio di Gesù interpretato dal Magistero della Chiesa. Quindi dare a Cesare ciò che non è contro Dio vuol dire che a Cesare bisogna dare qualcosa che non sia contro il Dio quale è interpretato dal cattolicesimo. Ma dare a Cesare questo che non è contro il Dio cattolicamente inteso, questo significa che il Cesare deve avere i connotati di quel Dio. Deve essere cioè un Cesare cristiano. Non può essere un Dio, un Cesare contro Dio, deve essere un Cesare cristiano. Ma uno Stato, Cesare uguale Stato, uno Stato cristiano, l'amico Irti qui ci potrà dire delle cose più pertinenti di quelle che io posso dire ora in proposito, è uno Stato ha una legge, le leggi dello Stato sono leggi dello Stato solo in quanto la loro violazione implica una sanzione, non una sanzione ultraterrena, ma una sanzione terrestre. Allora, dare a Cesare quel che non può essere contro Dio significa rendete cristiano Cesare, rendete cristiano lo Stato. Il discorso poi vale per tutto il resto, rendete cristiana la ragione, la scienza, la vita morale, i costumi, perché Cesare è ciò che non può avere alcunché che sia contro Dio. Eravamo arrivati a dire che un Cesare cristiano è un Cesare solo se le sue leggi sono tali che la loro violazione implica una sanzione terrena. E che vuol dire? Che la logica del discorso di Gesù porta appunto a quella che prima chiamavo teocrazia. E cioè, bisogna dare a Cesare quel che non è contro Dio, e cioè bisogna far sì che Cesare sia Cesare cristiano e che l'insegnamento della Chiesa divenga insegnamento dello Stato. Ma non solo, bisogna che la precettistica, la legislazione soprannaturale insegnata dalla Chiesa divenga una legge che, essendo dello Stato, sia tale che la sua violazione implica una sanzione, come dicevo prima, implichi una sanzione terrena. Ora è chiaro che ho molti amici tra uomini dell'alta gerarchia della Chiesa, nessuno di essi intende arrivare a questo. E non dobbiamo impostare il discorso sulle intenzioni. Le intenzioni sono del tutto diverse, sono quelle che vogliono mantenere l'autonomia della ragione e della fede di Cesare e di Dio. Stiamo dicendo che nonostante queste intenzioni, l'oggettività del discorso di Gesù porta a ciò che abbiamo chiamato teocrazia. Avviandomi alla conclusione o verso la conclusione, aggiungo che questo grande quadro dell'episteme, a cui appartiene quella formidabile esperienza storica che è il cristianesimo, perché il cristianesimo intende radicarsi sulle verità naturali,
I preambula fidei sono appunto radicati sulla ragione naturale. Questo grande quadro, dico, è andato distrutto. È andato distrutto nella storia, proprio in quella vicenda alla quale faceva riferimento Giovanni Paolo II. Da Cartesio ai nichilismi del nostro tempo. È andato distrutto, ma è andato distrutto per motivi che qui non possiamo toccare, perché ci porterebbero troppo lontani e esigerebbero troppo tempo. È andato distrutto per motivi che non vedo ancora adeguatamente discussi e affrontati dalla cultura tradizionale e dunque dalla cultura cristiano-cattolica, tantomeno dalla cultura islamica, la quale in questo caso non è affatto un avversario del cristianesimo, stanno tutte e due dalla stessa parte e dall'altra parte essendoci invece quella che viene chiamata la modernità. Detto in due parole, ci si rende conto, se prima ci si rendeva conto, che solo lo squartamento del Dio rende il mondo possibile, e quindi da ultimo, solo in quanto c'è Dio, il mondo è possibile, ora ci si va rendendo sempre più conto, ma certo il pensiero filosofico viene a saperlo sondare, perché spesso si presenta nei modi più disordinati e più oscuri. E ora invece, dico, ci si rende conto che se c'è un Dio non ci può essere la nascita, cioè la natura come nascere, la natura come processo, come divenire, come storia, come tempo. In qualche modo il grande Esiodo lo diceva, perché ci si muova bisogna che il cielo si separi dalla terra. Occorre un vuoto. Se il vuoto è totalmente riempito, non c'è spazio per la volontà. Bisogna castrare Urano finché si crei la distanza tra il cielo e la terra. E questo in termini logico-concettuali, ma si tratta di una logica ben più potente che non la logistica di tipo matematico. E in termini logico-concettuali, questo vuol dire: se esiste un Dio, questo Dio ha già riempito con la sua legge tutto, futuro, presente e passato. Tutto è pieno. Urano copre totalmente la Terra e non c'è spazio per la dinamicità del volere. Quindi occorre lo spazio, occorre il vuoto. Occorre che non ci sia un eterno che, proprio perché è eterno, quella physis, aiei sozomene, che adesso possiamo tradurre così, sempre salva dal nulla, un Dio che proprio perché è eterno rende impossibile il divenire del mondo. E questo fatto ci porta ai temi ai quali accennavo prima, che abbiamo discusso con l'amico Irti, al tema della tecnica. Se mi si concede ancora 5 minuti, vorrei chiudere con questa osservazione. Non ci può essere un Dio, torno a dire, è nell'interesse della coscienza religiosa fare i conti con quello che chiamo il sottosuolo essenziale del pensiero del nostro tempo, cioè con la fondazione inevitabile dell'impossibilità dell'eterno. L'Eterno di cui parlano i miei libri è tutt'altra cosa. L'Eterno dell'Occidente è un padrone che sta sopra il divenire. L'Eterno a cui accennano i cosiddetti miei libri è un qualcosa di assolutamente diverso dal padrone che sta sopra il servi costituiti dal divenire. E chiudo anche questa parentesi. Se si coglie la potenza
non inferiore alla potenza della grande tradizione occidentale. Se si coglie la potenza del sottosuolo, lo chiamo sottosuolo perché insomma bisogna saperlo trovare, del pensiero filosofico del nostro tempo, e se si coglie questa potenza, allora certo bisogna dire quello che Nietzsche afferma: Dio è morto. Ma innanzitutto Dio è morto perché è morta la verità naturale sulla cui base si afferma Dio. Quindi c'è qualcosa di ancora più radicale che la morte di Dio, e la morte della verità assoluta, la morte della natura intesa come legislazione inflessibile alla quale ci si deve adeguare. Ma se Dio, se ogni forma di eterno, ogni forma di arché inflessibile è impossibile, se ogni forma di natura è impossibile, e allora la volontà dell'uomo che dapprima si sbatteva, come dicevamo, la testa contro l'inflessibile, e allora di fronte a questa volontà cade ogni barriera, ogni limite, perché un limite è insuperabile e inflessibile appunto in quanto è eterno. Il pensiero filosofico, il sottosuolo del pensiero filosofico del nostro tempo dice: non esiste limite. E allora qui mi rivolgo particolarmente a te, Natalino. E qui appare come il pensiero filosofico sia ciò che rende potente la tecnica scientificamente concettualizzata. Altre volte uso questa metafora. Se un uomo non sa di avere le gambe, non cammina, la voce che gli dice guarda che tu hai le gambe gli consente di camminare, ma bisogna che questa voce quell'uomo la senta. Allora quando parlo di tecnica non intendo la tecnica tecnicisticamente, scientisticamente intesa, cioè come assemblaggio, apparato scientifico tecnologico costituito semplicemente dall'assemblaggio delle macchine e delle funzioni. E la tecnica destinata a sfondare ogni barriera è la tecnica che ascolta la voce che le dice hai le gambe, cioè non hai davanti a te alcun limite, Dio è morto. E di fronte a questa situazione il pensiero filosofico benedice la tecnica e l'autorizza all'oltrepassamento di ogni limite. Questo discorso vuol dire siamo destinati alla dominazione della civiltà della tecnica, ma della tecnica intesa non tecnicisticamente. Ma non è nemmeno un discorso di apologia della tecnica. Se avessimo tempo dovremmo chiarire che ma sia gli amici sia i nemici di Dio appartengono alla stessa dimensione e giocano una battaglia di retroguardia rispetto alla tecnica che incomincia ad ascoltare la voce del pensiero filosofico. Sia gli amici che i nemici di Dio hanno in comune quello slittamento del concetto di natura per cui l'inflessibile si flette e diventa origo, diventa divenire, storia, tempo, e quando Dio è morto non esiste altro che il divenire, la storia e il tempo. Gli amici di Dio dicono perché ci sia divenire occorre Dio, i nemici di Dio dicono perché ci sia divenire non occorre Dio, ma nell'essenziale sono d'accordo. E questa volta chiudo sul serio, vorrei rilevare che non si tratta di un discorso di apologia della tecnica, perché la tecnica condivide ciò che condivide, diciamo, l'alienazione che incomincia sin dall'inizio della storia del mortale, l'alienazione dell'origo, dell'origine, l'alienazione per cui ecco, la volontà è capace di trasformare il mondo ed è così capace che alla fine si ritrova padrone del mondo. Oggi, dal punto di vista concettuale, la tecnica
vede il tutto come disponibile alla sua dominazione. Ma dicevamo, è la filosofia del nostro tempo ad aver liquidato il concetto di verità naturale, di episteme, di legislazione assoluta. È il pensiero filosofico del nostro tempo, il che vuol dire che la civiltà della tecnica che va profilandosi oltre il periodo intermedio che stiamo attraversando di crisi del capitalismo e quindi va profilandosi, come dicevo all'inizio della mia conversazione, una situazione in cui ci si rende conto che il capitalismo distrugge se stesso, e la civiltà della tecnica sì, riuscirà a dare all'uomo la quantità maggiore di benessere che l'uomo non si sia mai sognato di godere, ma sarà un benessere, una gioia, una felicità prive dell'unica cosa che è necessario che manchi al sapere scientifico tecnologico, cioè privo dell'assicurazione assoluta che la felicità posseduta non abbia a perdersi, non sia qualcosa che possa essere perduto. Dico sempre, quando arrivo a questo punto, e noi lo sappiamo che quando siamo felici o crediamo di avere un momento di felicità, ciò che più temiamo è la perdita di questa felicità. Ma se non c'è l'assicurazione assoluta, e allora la felicità costituita dal paradiso della tecnica diventa l'inferno del paradiso della tecnica. L'assicurazione assoluta non può essere altro che, certo, un sapere che sia assolutamente incontrovertibile, ma non può essere più quel sapere che prende origine dal mito e che si sviluppa come tradizione occidentale, come civiltà tradizionale e che culmina, dicevo prima, potremmo supporre con la grande filosofia idealistica, o visto in campo scientifico con la permanenza del concetto di episteme nella scienza, che vede in Einstein il maggiore sostenitore della presenza nella realtà di leggi naturali deterministiche assolutamente inviolabili e inflessibili. Da questo punto di vista, il paradiso della tecnica che si trasforma in un inferno è la crescita della consapevolezza della mancanza di un senso della verità che non conduca a quella distruzione alla quale la verità naturale è andata incontro lungo la storia dell'Occidente. La distruzione della verità naturale, che però non ha il carattere del semplice fatto per cui oggi ci si rende conto che la gente crede sempre meno nei grandi valori della tradizione. Questo è il laicismo debole, questi sono i nemici deboli, come il relativismo, sono i nemici deboli della tradizione e dunque dell'atteggiamento cristiano-islamico. Questi sono i nemici deboli, bisogna fare i conti con la forza di quel sottosuolo i cui nomi poi, ormai continuo a ripeterlo, sono quei pochi: Nietzsche, Leopardi, Gentile, Giovanni Gentile, forse Wittgenstein, no Heidegger, ma occorrerebbe un lungo discorso per giustificare questo elenco smozzicato. Però se così stanno le cose, se cioè la civiltà della tecnica conduce alla progressiva coscienza della mancanza dell'assicurazione della felicità, se così stanno le cose, allora la civiltà della tecnica non è soltanto da guardare negativamente come molti con grande piagnisteo fanno, strappandosi se li hanno i capelli, perché l'uomo viene snaturalizzato dalla tecnica.
l'uomo così come concepito dall'Occidente è sempre, e anche prima dall'Occidente dal mito, è sempre stato un essere tecnico. Non per nulla Platone contrapponeva la zeia tecne all'anthropine tecne, la tecne divina che è la natura, alla tecne umana che è appunto la volontà e il dispiegarsi della volontà attraverso i mezzi che consentono il raggiungimento dei suoi scopi. Se così stanno le cose, si può incominciare a guardare allora alla civiltà della tecnica come al passaggio attraverso una sorta di venerdì santo che conduce, che si lascia alle spalle questa forma di civiltà, si lascerà alle spalle questa forma di civiltà e finalmente i popoli guarderanno a quello che è ciò che più conta, il senso radicalmente altro della verità, cioè della natura, radicalmente altro e quindi dall'anima stessa dell'Occidente. E siccome l'Occidente oggi è diventato civiltà occidentale, è un portarsi verso una dimensione in cui si va oltre l'anima ormai del pianeta, questo interrogarsi sul senso inaudito e radicalmente alternativo della verità incontrovertibile e assolutamente inflessibile. Beh, in questo io penso consista in questo rendersi conto, in questo ricercare questo senso, penso che consista il compito supremo del pensare. Grazie. Adesso sì, c'è un po' di pausa, c'è...